Pier Ferdinando Casini, senatore per il Gruppo per le Autonomie e presidente dell'Interparlamentare Italiana, grazie per aver accettato l'invito. Lei è di Bologna, uno dei cuori pulsanti della cooperazione, che però è diffusa ovviamente in tutta quanta l'Italia. Allora, prendendo spunto dalle parole di qualche giorno fa del presidente di LegaCoop Mauro Rusetti, che cito testualmente: complimenti sinceri a Rosa Maria Lucchetti e Alessandro Bellantoni per l'onorificenza ricevuta dal Presidente della Repubblica ed un ringraziamento di cuore per aver offerto una testimonianza concreta di partecipazione alla vita della comunità e di solidarietà, principi essenziali dell'esperienza cooperativa. Portiamo questo esempio per parlare di senso civico. Senatore, noi italiani sappiamo dimostrare un grande senso civico soprattutto nei momenti di difficoltà, è vero o no? Sì, è vero, questi esempi fanno e rendono orgogliosi tutti noi, perché per troppe volte si accosta il nome della cooperazione anche a fatti che non fanno particolarmente onore alla cooperazione, ma la cooperazione autentica, quella sincera, quella per cui tanti cooperatori di tante parti politiche hanno lottato negli anni, soprattutto del dopoguerra, quando ha costruito il movimento cooperativo, la cooperazione autentica è una cosa nobile, significa prendersi per mano e andare avanti assieme, un gesto che forse a scuola i nostri figli fanno in modo istintivo, per i cooperatori dovrebbe essere la ragione della loro vita, cioè capire che siamo tutti sulla stessa barca, che c'è la necessità di affrontare le tempeste assieme e anche di condividere le gioie. È una fase molto delicata che il nostro paese ha attraversato col coronavirus, però io vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, e dire che tutto sommato abbiamo anche tratto tante lezioni da questo coronavirus. Abbiamo visto persone meravigliose, è vero, la bontà non fa notizia, ma in questo caso forse un pochino l'ha anche fatta, perché pensando a chi stava sempre in pista mentre noi eravamo rintanati a casa, abbiamo pensato che grazie a loro noi potevamo stare a casa più tranquilli. Assolutamente. Senatore, senso di unità morale, perché è fondamentale, a maggior ragione in questa fase storica così delicata? Verrebbe da dire, se non ora, quando? Cioè, le parole del Capo dello Stato ci hanno richiamato ad una realtà il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, che è una realtà molto importante per tutti, su cui anche i partiti dovrebbero riflettere con meno superficialità. Cioè, essere parte di una nazione significa essere parte di un destino comune, significa condividere i presupposti morali e civili di un'appartenenza alla comunità nazionale. Poi vengono le altre cose, poi vengono le appartenenze politiche, poi vengono le ideologie, poi vengono le battaglie, poi vengono gli scontri, e tutto sommato è giusto che vengano queste cose, perché la democrazia non è una quiete dimorenti, ma è una palestra dinamica anche di confronto di idee. Però l'unità morale è presupposto di un'unità civile e politica. Poi io mi auguro che in questo periodo un po' tutti capiscono che il coronavirus non è stata colpa di nessuno, ma è arrivato, ha debilitato fortemente l'Italia, e oggi per ricostruirla dobbiamo fare un po' come i grandi costruttori nel dopoguerra italiano. Avevano divisioni forti, molto più forti di quelle che ci sono oggi, ma hanno saputo anche privilegiare i momenti di unità e ci hanno dato un paese che in fondo è uno dei primi paesi del mondo in cui si sta meglio che in tanti altri. Quindi possiamo concludere con una nota di ottimismo, secondo lei? Saremo in grado, saremo capaci come popolo italiano di tirarci su nel miglior modo possibile? Io mi auguro, perché in fondo questa è anche una grande sfida e anche una grande occasione. Ad esempio, tante volte si parla delle risorse, arriveranno tante risorse in Italia, ma se noi sprechiamo queste risorse, buttiamo al vento l'ultima possibilità che l'Italia ha di rialzarsi davvero. Allora, queste risorse devono andare per dei progetti paese che rilancino l'economia italiana, che diano occasione a tutti di avere la loro opportunità. Naturalmente parlo della catena di chi sta
al vertice come di chi è l'ultima ruota del carro, perché proprio questa unità morale, questo darsi una mano reciproca ha un senso oggi dopo il coronavirus, quando tante famiglie sono sprofondate nella disoccupazione e anche nella povertà. Grazie senatore per averci dedicato il suo tempo. Grazie a voi. Grazie per il suo punto di vista. Grazie.